Salve a tutti, sono Gianluca Landi e vi voglio mostrare oggi che cos'è il tasto NET, che è presente nei principali software di trading sportivo. In tanti non capiscono qual è il significato e la potenzialità del tasto NET, e adesso lo vediamo. Il tasto NET serve soprattutto quando si fa scalping. Perché questo? Perché se mi eseguono nel mercato parzialmente, non con tutto l'importo. Per esempio, se io inserisco 100 euro di stake e sul mercato mi eseguono, esempio, 45,56, io cosa dovrei fare per uscire dal mercato con quello stesso importo lì? Dovrei andare qui sopra, cliccare e andare a scrivere, per esempio, 45,56. Schiaccio conferma, me lo trovo qua, devo cliccare e andarlo a mettere. Capite che mentre faccio scalping e sono intento a vedere la partita, perdo tantissimo tempo. Quindi ho bisogno di un qualcosa che mi faciliti l'operazione. Questo è il tasto NET. Il tasto NET in TraderLine deve essere, come vedete, schiacciato per essere attivo. Così vedete che non è colorato, non vuol dire che non è attivo, deve essere sempre colorato. Cosa succede? Quando io entro sul mercato, qui mi trovo se rosa sono in puntata, azzurro se sono in bancata. Questi sono i colori standard che si trovano come significato per il tasto NET. Andiamo adesso subito a vedere questa tipologia di operazione. Siccome siamo su una partita, diciamo, del cavolo senza poterla vedere, io adesso vi faccio vedere questa operazione. Allora, essendo una soldi virtuali, quando io schiaccio, e questa è una cosa interessante che vi voglio far vedere, così in tanti me la chiedono, quando io vado a schiacciare qua con 100 euro, vedete a quota 6, 5, 4, 3, 2, 1, vedrete che mi eseguono tutti i 100. Vedete? Tutti i 100, anche se sul mercato c'erano i 50 e sono rimasti. Questo funziona in questo modo i soldi virtuali. Quindi, quando usate i soldi virtuali, dovete tenere presente che il sistema vi esegue comunque quella quantità anche se non è presente. Quindi in tanti mi dicono: Gianluca, ho fatto con i soldi virtuali, sono bravo. Io ho detto no, perché con i soldi virtuali tu entri con 100 euro, anche se non ci sono, il sistema ti esegue uguale. Come vedete, adesso il net è diventato rosa, 100 euro. Adesso supponiamo che sul mercato mi vadano ad eseguire quei famosi 45,5 che ho fatto prima. Supponiamo che me li hanno fatti tutti. Io rischiaccio qua. Adesso vedete il mercato è sceso, non mi eseguono sicuramente, quindi tolgo qua, mi serve per farvelo vedere e mi metto a 5,07. Guardiamo se mi eseguono. Basta un qualsiasi che qualcuno vada a prendere l'operazione, me la vada a fare in bancata 5,9 che mi esegue a me. Basta nulla. Non mi esegue, allora usciamo subito a 5,5. Guardate. Clicco per farvi vedere questo tipo di operatività. Ecco, sono entrato con 100, 145,50. Adesso, se io, insomma, se io sto facendo scalping, devo uscire dal mercato con questa stessa cifra. Se vedo che c'è una situazione di pericolo sul mercato, lasciate stare che non c'è il video della partita, quindi non si può fare scalping, lasciamo stare. Però supponiamo che io devo uscire con questi 145,50. Perché se fanno gol, ok, io sono in puntata, perdo questa cifra. Quindi io devo uscire prima possibile dal mercato. Come devo fare? Io devo scrivere qui sopra l'importo. Quindi io perdo tempo, schiaccio qua, devo andare a scrivere 145,50, faccio conferma, me lo trovo qua, devo premere e schiacciare qua. Come vedete perdo tempo. Quindi il tasto NET mi dice già la posizione e basta che io schiaccio qui una volta e esco dal mercato. Adesso vi faccio vedere, clicco qua, ecco un'altra cosa, vedete che qui c'è il green up? Perché si deve sempre usare dal ladder verticale e mai farlo dal sito. Infatti chi usa il sito internet di Betfair per fare trading, scalping, mi scappa da ridere solamente a pensarci, perché
perché devi fare molta, tra virgolette, più operazioni. Con un clic qui entri e esci dal mercato, e soprattutto se lo vai a fare con il tasto cash out, prima di tutto ci rimetti sempre circa un 2%, ma poi, tra virgolette, puoi avere la fregatura, come ho spiegato nel mio libro e da tutte le varie parti, perché potresti andarti ad essere eseguito a una cifra che non è quella, a una quota che non è quella. Quindi io cosa faccio adesso? Supponiamo di andare a uscire subito dal mercato con il tasto net. Ma vedete, basta che metto qui a 5,58 e il mercato sa già che devo, il sistema sa già che devo uscire a 145,50. Clicco qua, guardate, 506, 5, 4, 3. Guardiamo se esco subito. Basta che qualcuno mi esegua. Basta che ci sia uno scambio e mi ecco fatti, tutti fatti 145. Vedete, sono a quota zero e qui si trovano 50 euro, diciamo, di profitto, che è il profitto alla fine. Naturalmente questi, come vi ho detto, sono virtuali per farvi vedere. E quindi basta, questo è il tasto net. Avete visto? Se io adesso facessi green up, ok, schiaccio qua, vedete, in corrispondenza di 5,5 dove c'è la prima quantità, e vi faccio vedere un'altra cosa, come vi ho detto prima. Schiaccio qua, 5, 4, 3, 2, 1. Aspettiamo un attimo. Non mi es ecco, eseguito. Vedete? 909 è il mio green up che cui mi hanno fatto, e qui diventa azzurro. Perché diventa azzurro? Perché il green up è una quantità in bancata che rimane sul mercato, che corrisponde al mio profitto che ho su tutti, sui mercati, se la partita rimane, se fanno meno di 9 gol, di 2-5. Siccome però, come vedete, il mio green up non era 909, perché mi hanno eseguito, non mi hanno eseguito tutta la quantità a quel valore lì, adesso il mio green up vero sarebbe 9,62, mancano quei 62 centesimi. Infatti vedete che qui, se facesse under 2,5, 11,82 più di 2,5 sarebbero 9,09, perché non è un green up perfetto. Io adesso cosa faccio? Clicco di nuovo qui sopra, vedete, passano i 10 secondi, perché quando siamo sotto i 2 euro si raddoppiano i secondi, ecco perché. Ok, anche questo non sarà perfetto, fatemi vedere, e infatti perché ho eseguito adesso, sì, quasi perfetto, perché mi hanno eseguito leggermente più basso, però diciamo che più o meno ci siamo. Se fanno meno di 2 gol e mezzo guadagno 9,70, se ne fanno più di 2,5, 9,62. Ripeto, non è un green up perfetto perché non mi hanno eseguito la quantità alla quota corretta. Comunque adesso sono uscito. Vedete, il net questa volta è azzurro, è il 9,62. Avete capito quindi che cos'è e come funziona il tasto net? Il tasto net è fondamentale se si fa scalping, è anche molto importante se si fanno strategie, perché così in un unico book voi potete uscire velocemente, avete la posizione sul mercato. E in quel preciso momento la vedete direttamente qui, e sapete che sono con 9,62 in bancata, che è il profitto del mio green up. Quindi mi raccomando, chi vuole fare scalping o chi fa trading di un certo livello, anche facendo strategie, io consiglio un software di trading. Consiglio molto di utilizzare il ladder verticale per fare green up dal ladder verticale, mi raccomando, e utilizzate sempre il tasto net, che vi facilita il lavoro. Vi saluto al prossimo video, e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale schiacciando in alto dove c'è la campanella, unisciti al canale e la campanella per essere aggiornati quando faccio dei nuovi video. Vi saluto e ciao a tutti al prossimo video.